Ciao amici di Bocconi TV, oggi ho il piacere di intervistare Alessia Gazzola, scrittrice da Equilibri, è stata tratta la serie TV L'Allieva. Benvenuta Alessia! Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, il Corriere della Sera ha presentato il mese scorso la collana completa dei suoi gialli, che usciranno a cadenza settimanale anche durante il mese di marzo. E l'11 febbraio è uscito proprio il suo primo romanzo, intitolato L'Allieva, che era stato pubblicato nel 2011, in cui la protagonista, Alice, è una specializzanda in medicina legale. E nei romanzi, anche poi nella serie TV, viene sottolineato come abbia deciso di intraprendere questa strada per fare giustizia, per dar voce a chi la voce non ce l'ha più. Ma lei stessa, nel 2011 si è specializzata in questa professione. Ma com'è nata la sua passione per questo lavoro? Io sono convinta che la vita sia fatta di incontri. A un certo momento della mia carriera di studentessa ho incontrato la medicina legale e l'ho incontrata in realtà per caso. Mi stavo preparando per la tesi di laurea, che era in tutt'altra materia e disciplina, però utilizzavamo i laboratori della medicina legale e quindi dovevo frequentare, diciamo così, tangenzialmente e per caso l'istituto. Furia di andar lì, mi sono sentita sempre più attratta e affascinata e a un certo punto ho capito che lo preferivo rispetto anche a quello che avevo scelto. Sì, in effetti anche la stessa Alice in maniera un po' casuale incontra Cicci e inizia ad appassionarsi anche lei a questo mondo. Sì, a lei ho dato un incentivo in più, diciamo. E infatti, passando poi ai personaggi, vediamo come siano profondamente diversi i due protagonisti, Alice e Claudio. Infatti Alice è una ragazza con tanta voglia di fare, un po' pasticciona e soprattutto molto romantica. Invece Cicci è molto più razionale, egocentrico. Lei si ritrova di più in Claudio o Alice? Cioè, quanta Alessia c'è in questi due personaggi? Ma vedi, ti ringrazio per questa domanda, perché poi alla fine mi consente un po' di uscire da quel tipo di meccanismo che quello più ovvio, no? Che ti magari pensano che essendo anche un romanzo scritto in prima persona io mi senta Alice. In realtà io condivido con entrambi qualcosa, questo è ovvio, nei romanzi non può non filtrare qualcosa dell'autore. In realtà poi qualcosa di me è finita anche in Claudio. Io dico sempre che quando mi sveglio con la luna storta Claudio mi riesce benissimo. Le posso un po' tutti. Quando mi sento particolarmente cinica, allora Claudio emerge in tutto il suo splendore. Mi sento in realtà vicino a entrambi, ma un po' davvero a tutti quanti i personaggi, sai. Poi ho letto nelle altre interviste che per i suoi libri si ispira molto a Agatha Christie e la sua Mrs. Marple, e la stessa Alice la vedo un po' come una signora in giallo moderna. Ma lei ha altre fonti di ispirazione, uno scrittore preferito in particolare? Ce ne sono tanti, io rubo qualcosa ad ogni autore che mi piace e magari anche che leggo in un determinato momento in cui sto scrivendo anche io. Io cerco sempre anche altre fonti di ispirazione. Ma diciamo che da un punto di vista del giallo sicuramente Agatha Christie poi è la maestra indiscussa dell'intreccio. È proprio un simbolo. È un simbolo, ma perché poi i suoi gialli, no, sono rasserenanti, tranne 10 piccoli indiani, quello io lo trovo accattante. In generale gli altri, quelli che hanno per protagonista Poirot, soprattutto quelli con Miss Marple, io li trovo rassicuranti, cioè il male c'è naturalmente e permea la storia, però è una lente attraverso il quale diciamo, questi gialli lo esorcizzano forse il male, no? Fanno vedere che è lontano, che non ci riguardano. Ma è quello, diciamo, un po' il mio modello, un grande paradosso, il giallo rassicurante. No, infatti ho trovato anche questo tratto proprio anche nella serie TV, non solo nei libri di Alice. Sì, ma è vero, quindi per me è così. Ma diciamo che come fonti di ispirazione per quanto riguarda la storyline gialla, tra virgolette, io direi che è questo tipo di universo narrativo, questo tipo di atmosfere. Poi invece per quanto riguarda l'arco, no, personale di Alice, io mi rifaccio tantissimo alle commedie romantiche, no? Inglesi, americane, mi piacciono e quindi poi io ho fatto questo mix. È venuto fuori benissimo. Meno male, sono contenta. Passando poi alla serie TV che abbiamo già citato, la serie TV di Rai 1 ha avuto un grandissimo successo, ma lei se lo aspettava? Ah, sai, io no, non me lo aspettavo, ma non perché non credessi nella validità della serie, ma perché sono un tipo sinceramente un po' pessimista. Io preferisco sempre aspettarmi il peggio. Ah, non ci resto male se mi aspetto il peggio.
perché cioè, la serie è sempre viva, due interpreti che sono eccezionali, i due interpreti principali. Una serie TV che in termini fiction io definirei molto aspirazionale, ed è quello che poi in effetti è successo ed è la ragione per cui secondo me è stata amatissima, soprattutto nella fascia di età, vent'anni, trentenni, non me lo aspettavo, ma ripeto, perché forse sarebbe stato pretenzioso aspettarsi tutto questo. E mi ha già anticipato sugli attori, infatti la prossima domanda era proprio incentrata su Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. Infatti Lino Guanciale aveva già interpretato in altre serie TV, come Non dirlo al mio capo, proprio un personaggio che è a tratti egocentrico e soprattutto che ha molto successo nel suo lavoro. E trova quindi che rispecchino bene i due personaggi che sono presenti nel suo libro. Ah, per me sì, lui è stato perfetto sin da subito. Lui ha apprezzato tanto anche il libro. Lui è riuscito anche, secondo me, ad aggiungere qualcosa al personaggio di Claudio. Del resto, Claudio, nei primi romanzi della serie, non nasceva come il protagonista maschile, no? Come il love interest di Alice, ma doveva essere, nel mio disegno, l'antagonista, perché io gli avevo dato un protagonista maschile, che era appunto questo reporter idealista, che era Arthur. E il fatto è che però poi il personaggio di Claudio ha preso vita. Si fa il tifo per Claudia alla fine. Alla fine non si sa come mai si fa più per lui. Alessandra, per parte sua, è stata veramente perfetta perché era in parte, secondo me, perché aveva quello sguardo molto candido, ma al contempo volitivo. Poi, insomma, lei è stilosa. E io credo onestamente che non avrei potuto avere di meglio. Ma in effetti anche io me li immaginavo poi proprio così nella mia mente i personaggi quando leggevo i Anche libri, per me quindi. ormai sono diventati loro, Esatto. da quando li hanno castati, e questo avveniva nel 2015, per me sono diventati loro. E parlando sempre di serie TV, ma quale serie TV consiglierebbe agli amici di Bocconi TV, oltre naturalmente all'Allieva? Vabbè, ma così mi inviti proprio a nozze. Io sono probabilmente la massima esegeta italiana di Downton Abbey, nel senso che lo amo alla follia e mi sento di consigliarlo. Ovviamente è old fashioned, cioè diciamocelo, perché è tanto vecchio stile. Una coccola incredibile, un ritratto ovviamente anche un po' della società britannica, è tanto diversa, no, dalla nostra. Adesso invece, tornando poi ai libri, volevo porle questo dilemma che c'è ormai da anni. È meglio il libro cartaceo o l'ebook? Io personalmente amo molto leggere, però non mi riesco ad abituare all'idea di avere davanti uno schermo non, e non un libro tradizionale con il profumo delle pagine, quindi senza poterle sfogliare. Però comunque gli ebook sono molto pratici, soprattutto quando si può viaggiare. Lei invece che cosa ne pensa? Allora, io devo dire che cioè, ho anche in effetti il lettore, l'e-reader. Dico che preferisco anche io avere un rapporto fisico con il libro, cioè la mia preferenza va sempre al cartaceo, ma non nascondo che anche l'e-reader ha in effetti dei suoi vantaggi e delle sue comodità. Per esempio, a volte ci sono dei libri che non sono facilmente reperibili, mentre invece, perché non lo so, sono usciti anche fuori catalogo, mentre invece restano come ebook. Se poi devo dire proprio la mia preferenza, comunque va al cartaceo. E quest'anno si festeggiano appunto i 10 anni di Alice e nel corso di questo periodo l'editoria è anche cambiata moltissimo. Per esempio, questo lo dimostra anche il successo degli audiolibri negli ultimi tempi o appunto gli ebook. E al di là della sua preferenza, secondo lei si continuerà a puntare sui libri tradizionali oppure ci saranno dei cambiamenti sostanziali? Ah, sai, la sfera di cristallo non ce l'ho. Sono convinta che comunque in generale questo periodo del Covid che dura da un anno e che non mostra di aver ancora finito, no? Come dire, le sue cartucce, comunque porterà dei cambiamenti che alla fine resteranno definitivi. Il digitale, si è amplificato notevolmente. Gli ebook, io stessa posso dire, per quanto riguarda la mia esperienza, che ho venduto più ebook in quest'anno rispetto agli altri anni. L'editoria fa fronte a questo momento un po' come può, e anche secondo me, questi incontri digitali che stanno andando a sostituire
quelli fisici, secondo me non verranno accantonati, perché comunque sarà un qualcosa in più, la gente ormai si è abituata, quindi secondo me il digitale da questo punto di vista si è affermato, amplificato e il suo destino è durare. Passando invece poi tra i suoi ultimi libri abbiamo due romanzi che si concentrano su una nuova protagonista, Costanza Macallè, che è una mamma single che si è trasferita da Messina a Verona per lavoro. E mi ha colpita molto anche in questo caso la professione che è chiamata a svolgere, ovvero la paleopatologia, un lavoro che personalmente non sapevo neanche che esistesse, però molto interessante e particolare. Ma come le è venuta questa idea? Anche lì il caso ha un suo ruolo, perché stavo facendo zapping e sono incappata in un servizio su una rete privata e in questo servizio stavano parlando di questo team di paleopatologi e antropologi che ha studiato a Verona i resti di Can Grande della Scala, scoprendo secoli dopo che Can Grande della Scala era stato avvelenato. Poi la paleopatologia è anche molto utile perché comunque non indaga soltanto il caso singolo, no? Ed è un po' ti risolve il cold case del Medioevo, del Rinascimento, quel che è, ma anche perché fa studi stratificati ovviamente di popolazioni. Quindi a me tutto questo è sembrato molto, molto interessante, ovviamente è per cultori. E quindi io sono ben contenta di averlo conosciuto per caso, perché comunque durante il mio corso di studi non lo conoscevo. E infatti nei due libri su Costanza poi ci sono in realtà due vicende che si sviluppano parallelamente, quindi da un lato abbiamo la vita della protagonista con tutte le difficoltà quotidiane legate all'amore, al lavoro, eccetera, e dall'altro invece queste vicende storiche che sono ambientate nel Medioevo e avvolte da un'aura di mistero. E personalmente mi hanno ricordato molto i romanzi di Lucinda Riley, che giocano molto su questo aspetto, quindi su due vicende anche molto lontane temporalmente, però nel suo caso sono appunto legata a dei fatti storici realmente avvenuti, quindi la gestazione deve essere anche molto lunga in questi libri. Come si informa? Bisogna studiare tantissimo. Un po' di spirito nerd è necessario, davvero bisogna studiare. Lì, mentre ovviamente con i romanzi di Alice sono anche io un medico legale, pertanto la componente, come dire, dello studio è più contenuta, mentre invece nei romanzi di Costanza si deve studiare tutto quanto di sana pianta. Mi faccio un po' aiutare da questo team di paleopatologi che è il team del professor Fornaciari di Pisa, e poi appunto studiare tantissimo, ho preso un sacco di libri sulla vita nel Medioevo, anche per poter descrivere la vita di tutti i giorni, no? Perché poi ci sono questi capitoli che sono in effetti ambientati nel Medioevo, e allora mentre lì si scrive vengono un sacco di dubbi, perché ma esisteva lo specchio nel Medioevo? Si potevano tingere i capelli nel Medioevo? Ci si metteva il profumo nel Medioevo? Anche lì sono delle cose che capisco che sono un po' delle chicche, no? Però bisogna saperle. Per esempio, si faceva colazione nel Medioevo? Risposta per esempio è no. Insomma, mille domande a cui bisogna... Sì, poi man mano che si scrive vengono sempre più dubbi. Esatto. Quindi tantissimo studio, e infatti ci vuole almeno un anno per scrivere un libro di Costanza. E tra pochi giorni, il 15 marzo, uscirà il suo nuovo libro, Un tè a Cheverton House, in cui incontriamo una nuova protagonista che è Angelica. Angelica, dopo aver lasciato tutto, si ritrova in un'antica dimora nel Dorset. Ma cosa ci può anticipare di questo suo nuovo romanzo? Allora, posso dire che è il romanzo più romantico che ho scritto in assoluto. È nato come cura e conforto nei giorni del primo lockdown. Io ho sentito il bisogno di trovare riparo nella fantasia, in particolar modo in una storia ambientata in quello che secondo me è il paradiso terrestre, cioè la campagna inglese. E quindi per me è stato un rifugio la storia di Angelica, perché appunto non riuscivo a scrivere Costanza ha bisogno di troppo studio, troppo. Chaverton invece, in quell'ora in cui mi ci dedicavo, davo tutto, mi ci immergevo completamente e garantiva la mia salute mentale. E insomma, quindi è un romanzo che io potrei definire un comfort book. Cioè è veramente un comfort book, proprio perché prima di tutto lo è stato per me. Ed è, ecco, aspettatevi questo, una storia molto, molto romantica. Beh, arriva poi in un momento perfetto, così almeno possiamo distrarci per, speriamo, l'ultimo periodo. Speriamo sia l'ultimo. Pesante.
Esatto, speriamo che sia l'ultimo. Sicuramente, o meglio, io spero che, esattamente come è stato per me, riesca davvero a far viaggiare con la fantasia. Per concludere, ci terrei a farle un'ultima domanda che in realtà è una mia curiosità. Rivedremo Alice in libreria? Sì, sì. Sì, perché io ho sempre detto che si trattava di una pausa e non di una conclusione. Una pausa in attesa che arrivasse la storia giusta. Credo che la storia giusta sia arrivata. Credo anche entro l'anno. Sono estremamente cauta quando si tratta di un nuovo libro, perché l'aspettativa, io lo so, sarebbe alta da parte delle lettrici e dei lettori, quindi bisogna che sia un libro che merita di essere scritto e letto. Molto, molto, molto carica, e penso che ci sia la storia giusta per far sì che Alice venga riaccolta. Alice e Claudio ovviamente vengano riaccolti dai lettori. Ci ha dato proprio una bella notizia. Meno male, ne abbiamo bisogno. Infatti. La ringrazio ancora allora a nome di tutto lo staff di Bocconi TV per questo incontro molto interessante, anche se purtroppo in modalità telematica, ma ci siamo visti costretti a farlo solo in questo modo. Però l'aspettiamo poi in redazione quando sarà possibile, così parliamo dei suoi nuovi libri. Non vedo l'ora. Grazie, grazie a voi. Grazie Buona fortuna per tutto. Grazie mille, anche a lei per Alice e i nuovi libri.